Il futuro di Valle Grande, comune firma accordo con Enel, una parte dell'area dedicata agli sport senza spazi in città. Conferenza dei sindaci e sanità, comitati e associazioni in presidio in Piazza Europa. Cellulare alla guida, la polizia locale pizzica 15 indisciplinati in un giorno. Dall'inizio dell'anno sono stati 366. Lavori per il Palazzo della Provincia, l'ente chiede ai cittadini privati e associazioni di partecipare alla riqualificazione. I palombari della Marina Militare compiono 90 anni, un mese di iniziative per celebrare le loro storie di mare e di eccellenza mondiale. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a una nuova edizione del TLS Giornale. Apriamo con la cronaca: un boato allarmato i quartieri di Melare e delle Pianazze. L'origine è dovuta a un incendio divampato per cause in fase di accertamento in una roulotte all'interno della quale era presente anche una bombola del gas che è esplosa alle Pianazze in una strada di proprietà di Enel. Questo mezzo si trovava in una strada di proprietà di Enel. L'incendio ha devastato il mezzo e le fiamme hanno divorato anche una piccola porzione di sterpaglie in quelle adiacenze. Lo scoppio è stato udito in più punti della città e sul posto sono arrivate in forza anche le forze dell'ordine. Cambiamo argomento. Il futuro di Valle Grande. Il comune firma un accordo con Enel. Una parte dell'area sarà dedicata agli sport senza spazi in città. I dettagli sono stati illustrati questa mattina a Palazzo Civico. Il servizio di Sergio Diofili. Abbattimento della ciminiera della centrale a carbone entro il 2025. 11 ettari delle aree ex Enel destinate alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. E ancora, realizzazione di un'area per la produzione di energia dall'idrogeno, 3,4 ettari destinati alla logistica, mentre 14 sui 59 ettari disponibili dell'intera superficie verranno interessati dall'insediamento di nuove imprese. Stipulato il protocollo d'intesa tra Enel e Comune della Spezia per il recupero dell'area della dismessa centrale a carbone. Accantonata l'idea della centrale a turbogas, si punta decisamente sull'energia green. Guardiamo il futuro in modo innovativo, con un polo energetico innovativo che conferma la presenza di Enel sul nostro territorio, ma apre anche ad altri investitori, oltre a restituire alla città un'area di circa 3 ettari per fare impianti sportivi. I termini dell'intesa, che saranno resi noti nei prossimi giorni, confermano la presenza di Enel sul territorio spezzino, ma anche l'apertura a nuovi insediamenti produttivi. Avremo una presenza, da un lato, costante di Enel, che è una garanzia. Ricordo che hanno già iniziato a fare un progetto per l'accumulo di energia con il fotovoltaico e le batterie di accumulo chiamato BESS, e dall'altro però anche la possibilità che altre imprese vengano o del nostro territorio ad investire, a creare occupazione e sviluppo nel rispetto dell'ambiente. Ci aspettavamo di essere coinvolti in step intermedi per il proseguimento del confronto tra tutti gli attori, così Luca Comiti, Antonio Carro e Marco Furletti, rispettivamente a nome di CGL e CISL e UIL. Ora inizieranno dei confronti a livello del territorio, i stakeholder, i sindacati, a livello di associazioni di imprenditori, per cercare investitori che potranno avere a disposizione circa 18-19 ettari dell'attuale area occupata da Enel, ma non solo, anche Enel investirà in innovazione a partire dall'idrogeno, perché ha vinto un bando del PNRR proprio sull'idrogeno verde. Ci auguriamo che si riapra subito un confronto costruttivo, proseguono i sindacati, con un tavolo permanente di monitoraggio e proposta, ribadendo che il nostro obiettivo rimane quello di traguardare percorsi industriali sostenibili che producano buona e consistente occupazione. Concludono i rappresentanti di CGL e CISL e UIL. Parliamo ancora di sindacati di SLC, CGL, che in una nota precisa: la nuova organizzazione del lavoro del centro di distribuzione di via Crispi alla Spezia prevede tempistiche inumane ed espone i lavoratori ad alto rischio infortuni. Questa appunto la dura presa di posizione della segreteria spezzina di SLC CGL, che continua. La nuova organizzazione del centro, sancita anche da un contratto sindacale che come SLC non abbiamo firmato, prevede turni di notte, nuova organizzazione del servizio business e delle linee mercato, quelle che riguardano i grandi clienti. L'azienda, nonostante i nostri ripetuti solleciti, non vuole ascoltare. Intanto abbiamo già diffidato
poste dall'assumere provvedimenti disciplinari contro i lavoratori che non dovessero essere in grado di rispettare i nuovi tempi. Venerdì terremo un'assemblea con i lavoratori in cui si decideranno le azioni da intraprendere in futuro. Il sindacato precisa e conclude: la nuova organizzazione del lavoro coinvolge un centinaio di addetti al centro distribuzione di via Crispi della Spezia, a Sarzana una trentina di addetti e a Ceparana una ventina. Parliamo di sanità. Questo pomeriggio alla Spezia, in sede di conferenza dei sindaci, è stato presentato il piano socio-sanitario regionale. Vediamo il servizio di Vimal Carlo Gabbiani e Raffaele Maulella. Giornata importante per la politica spezzina. Questo pomeriggio si è riunita nell'aula di Palazzo Civico la conferenza dei sindaci per discutere del piano regionale della sanità. Si tratta di un documento fondamentale perché contiene le linee guida per i prossimi anni su una materia di capitale importanza, la salute dei cittadini. E il piano sociosanitario è un documento programmatico per i prossimi anni dove ci sono inserite le strategie da qui al 25. E è in valutazione da parte del Ministero, in cui attendiamo la validazione, la seconda commissione sanità e poi il passaggio in, diciamo, in consiglio perché diventi norma. Io credo sia la prima volta che l'assessorato, la regione porta questo documento ai sindaci. In genere prima il documento veniva in qualche modo confezionato dalla regione e poi utilizzato. Io ritengo che l'interlocuzione con i sindaci e con tutte le persone, i sindaci perché sono gli interlocutori privilegiati, sono gli eletti dagli elettori a cui vengono affidate appunto le richieste da fare al governo della regione, e quindi mi sembra giusto parlare con loro, sentire le loro idee e tutto quello che serve anche a migliorare il piano sociosanitario. E perché i sindaci conoscono molto bene il territorio, le loro criticità. C'è una priorità per la nostra provincia che è il nuovo ospedale. L'ospedale Felettino, che è una storia lunga che si perde indietro nel tempo, è giunto, credo, spero rapidamente all'inizio dei lavori, in modo tale che insomma, anche il territorio di Spezia abbia un ospedale nuovo. L'ospedale Sant'Andrea è davvero vecchio, dobbiamo in qualche modo fare manutenzione continua da qui a quando avremo il Felettino, e poi tra l'ospedale Felettino e l'ospedale di Sarzana avremo due ospedali, uno nuovissimo e l'altro relativamente nuovo, e insieme questi due ospedali dovrebbero dare la miglior risposta di questo territorio. Tanto è un piano che chiaramente deve prevedere il rispetto dei livelli di assistenza sanitaria previsto dalla normativa nazionale e che quindi parte dal nuovo ospedale, agli ospedali di comunità, alle case della salute come previsto dal PNRR, e quindi va a disegnare un futuro integrato col sociale per migliorare la nostra sanità, che viene chiaramente da un periodo difficile, deficit sanitario, dei deficit di medici che purtroppo tocca in questo momento tutto il paese e che vanno affrontate nel miglior modo possibile con un'organizzazione che dia le risposte ai cittadini, le migliori risposte ai cittadini nel minor tempo possibile. E lo giudica quindi un passo avanti, un piano positivo? Ma assolutamente sì, al di là di essere un obbligo di legge, ma è un passo avanti, tenendo sempre in considerazione la grande criticità economica del Servizio Sanitario Nazionale. Durante tutto lo svolgimento della conferenza si è svolto davanti al Comune un presidio di protesta a cui hanno partecipato i partiti politici dell'area progressista, associazioni e comitati. Vediamo il servizio. La sanità spezzina è la maglia nera di tutta la Liguria. Occorre agire immediatamente per evitare il collasso. Partono da questo presupposto le associazioni, i partiti e i comitati che questo pomeriggio si sono ritrovati in presidio sotto Palazzo Civico. Questo presidio è essenziale perché le misure che stanno passando ora in regione con il nuovo piano sociosanitario sono in realtà delle misure striscianti da un lato di privatizzazione, e cioè quindi chiudere i servizi, diminuire il personale, quindi costringere le persone a rivolgersi al privato, quindi chi ha i soldi se le paga e chi non si arrangia, e dall'altro soprattutto per contestare le operazioni che andranno fatte con questo piano sociosanitario, la prima delle quali è quella di accorpare la ASL 4, la Chiavari, con la nostra ASL 5, il che comporterà anche spostamento dei servizi e necessario spostamento dei cittadini. Siamo qua anche per sostenere i tanti sindaci, sindache e sindaci del nostro territorio, del centro-sinistra, che oggi nella conferenza dei sindaci
sottolineeranno quelle che sono le lacune di questo piano sociosanitario di Regione Liguria, ma faranno anche una proposta. Proporranno l'istituzione di un tavolo permanente di confronto con i territori. Proprio oggi Regione Liguria ha perso 18 milioni di euro di fondi del PNRR da investire su nuove case della comunità. Per coprire questa inefficienza cosa faranno? Li toglieranno da altri progetti per ristrutturare pronto soccorsi, per ad esempio magari mettere a posto le tante problematiche strutturali del nostro ospedale Sant'Andrea. La Regione in particolare deve mettere le risorse affinché la nostra sanità, la sanità spezzina, non sia più la maglia nera della Regione in termini di strutture e in termini di personale. Soprattutto quest'ultimo è un punto dolente perché i reparti, il territorio, l'ospedale vanno avanti per l'abnegazione dei nostri operatori dal primo all'ultimo. Fa parte di una strategia di indebolimento del servizio pubblico per lasciare molto spazio ai privati, lo abbiamo visto sul nostro territorio. Chiediamo che perlomeno l'attuale piano dell'ASL preveda un aumento dell'organico per rialzare i livelli qualitativi del servizio pubblico. La motivazione è scritta in questo manifesto, è scritto in questa cosa molto semplice, e cioè La Spezia, 93-94 abitanti per ogni operatore sanitario, Genova, come vedete, 52 abitanti per ogni operatore sanitario. Così ovviamente non si può andare avanti, è giusto che la gente protesti ed è giusto che questo piano sanitario regionale si riveda. Al centro della protesta anche il piano di finanziamento del nuovo ospedale Felettino, ritenuto profondamente sbagliato. Nessuno riesce a capire come potrà ASL 5 pagare il costo di questo ospedale. Al momento da Regione Liguria sono arrivate dall'assessore regionale soltanto parole di rassicurazione, ma finché non c'è un impegno scritto dalla Regione, i costi del nuovo ospedale gravano tutti su ASL 5. Torniamo per un attimo alla cronaca. 15 conducenti pizzicati dalla polizia locale della Spezia alla guida del proprio veicolo facendo uso del telefono cellulare nella sola giornata di ieri. A ciascuno delle persone fermate è stata elevata una sanzione di 165 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida. Dall'inizio dell'anno sono stati 366 i conducenti sanzionati per la medesima violazione, a dimostrazione della diffusione della pericolosità del comportamento descritto durante la guida. L'attenzione resta alta, precisa una nota del comando di Viale Amendola, anche perché sono già 540 gli incidenti stradali rilevati dalla polizia locale da gennaio a oggi, e tra le varie cause dell'incidentalità emerge proprio la distrazione alla guida quale principale fattore di rischio. E ora andiamo un attimo alla A15, al raccordo. In seguito alla chiusura delle scuole, la situazione della viabilità sul raccordo autostradale della A15, La Spezia, Santo Stefano di Magra, risulta notevolmente migliorata. Lo rende noto la prefettura della Spezia, che aggiunge: i maggiori rallentamenti del traffico si verificano in questa fase nelle ore del tardo pomeriggio in occasione del rientro dei lavoratori pendolari. La situazione del raccordo continuerà ad essere attentamente monitorata e rafforzata la comunicazione diretta agli automobilisti, indicando anche i caselli alternativi in cui di volta in volta il transito risulta più scorrevole. Anche la situazione della viabilità ordinaria in miglioramento e sta reggendo l'impatto dei mezzi provenienti da quell'autostradale. Il concessionario Salti infine ha confermato che il cronoprogramma dei lavori sta rispettando le tempistiche previste. Questo è l'esito della riunione di oggi, presieduta dal prefetto Maria Luisa Inversini, che si è svolta al Palazzo del Governo. E rimaniamo al Palazzo del Governo, ma parliamo della parte della provincia, perché necessita di alcuni interventi di restauro. In occasione del centenario si chiede ai cittadini privati ed enti di partecipare alla riqualificazione. Gli interventi in questione sono stati illustrati questa mattina dal presidente della provincia Peracchini e dai funzionari dell'ente. I dettagli sono nel servizio di Ginevra Masciullo e Sergio Diofini.
Quest'anno la provincia della Spezia compie 100 anni, il palazzo in cui ci troviamo invece ne compie 95 e ha bisogno di alcuni interventi di restauro. Per questo si è pensato di far partecipare il palazzo a un bando attraverso il quale privati cittadini e imprese possano donare e sponsorizzare il restauro di questo edificio. Un patrimonio storico-architettonico importante che potrebbe essere inserito anche all'interno di percorsi turistici per la promozione della nostra città. Noi abbiamo previsto un lotto di interventi che è diviso in 10 diversi progetti. Il primo progetto riguarda il restauro dei portoni lignei che circondano il palazzo provinciale. Il secondo progetto riguarderà il ripristino dello scalone principale nelle opere murarie e di ripiturazione. Abbiamo un terzo progetto che riguarda questa sala in particolare, che riguarda la ristrutturazione dei portoni lignei e poi delle vetrate, che sono peraltro dei mosaici antichi e bellissimi. Un altro progetto riguarda invece il restauro del piano nobile, quindi del secondo piano del palazzo, nelle opere murarie e di ripiturazione, e poi abbiamo il progetto della riaccensione delle luci dello scalone principale, che comunque è da tempo che ormai sono chiuse ed hanno appunto necessità di un ripristino importante. Ovviamente sono tutte opere coperte dalla soprintendenza, ovviamente garantite dalla soprintendenza, e ognuno di questi progetti è passato appunto al vaglio del Ministero e quindi sarà vigilato, che vigilerà sulla corretta esecuzione di tutte le opere. Com'è possibile partecipare? Ora tutti questi progetti saranno inseriti all'interno del sito artbonus.it, che è un sito ministeriale che mette insieme la domanda e l'offerta, quindi tutti coloro che vorranno finanziare queste opere non faranno che selezionarle, poi seguire le istruzioni che noi come ente e il sito del governo daranno per poter fare queste erogazioni liberali. I biglietti del Go Gianni Go Estate 2023, il concerto di Gianni Morandi che toccherà la Spezia il 14 luglio in Piazza Europa, sono disponibili nei circuiti Viva Ticket e Ticket One, oltre che al botteghino del Teatro Civico. Gli orari della biglietteria sono dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12, il mercoledì anche dalle 16 alle 19. Il concerto è organizzato dal Comune della Spezia con il sostegno della Regione Liguria. Sabato 17 giugno dalle 10 alle 14, nell'ambito delle giornate europee di archeologia, la Soprintendenza per l'archeologia delle belle arti e il paesaggio organizzerà un open day nell'area del campo sportivo di Fezzano, dove gli archeologi al lavoro informeranno il pubblico sullo scavo in corso e daranno notizie sul sistema di ville marittime di età romana, presentando anche un'esposizione dei primi reperti archeologici rinvenuti nel corso delle operazioni di cantiere a Fezzano, al campo sportivo. Tre grandi iniziative nel mese di luglio per celebrare il 90° compleanno dei palombari della Marina Militare, vera eccellenza mondiale. Vediamo il servizio di Vimal Carlo Gabbiani, le immagini sono di Davide Molina. I palombari della Marina Militare sono un vero punto di riferimento per tutte le operazioni subacquee. Un'eccellenza assoluta, ammirata e riconosciuta in tutto il mondo, che quest'anno festeggia il 90° anniversario dalla fondazione. Sì, buongiorno a tutti. Il 90° compleanno della categoria palombari verrà festeggiato dalla Marina il 1° luglio con un convegno che riguarderà il ruolo e l'attualità della componente subacquei della Marina in un contesto internazionale estremamente particolare come quello che viviamo oggigiorno. Il 15 luglio avremo un altro evento a Porto Venere, il primo evento alle Grazie, l'altro evento a Porto Venere, dove avremo in sostanza un excursus storico sulla categoria dei palombari, per chiudere poi con il terzo evento, che sarà un concerto della banda centrale della Marina alla Spezia. Porto Venere è la casa dei palombari, un legame antico e indissolubile. È un legame indissolubile che dura da anni. Sul territorio abbiamo sempre avuto il raggruppamento subacqueo incursori. Abbiamo tanti palombari che sono nati, cresciuti e che vivono qui, si sono stabiliti qui e hanno formato una famiglia sul nostro territorio. Quindi c'è sempre stato un legame indissolubile che continuerà nel tempo. Più in generale, tutto il nostro territorio ha un legame speciale con la Marina Militare. Il nostro territorio, la città di La Spezia,
è appunto legata alla Marina da una storia ormai ultracentenaria. Oltre 150 anni sono trascorsi da quando la Marina ha iniziato a mettere piede nella nostra città e quindi condividiamo questa esperienza con loro, con queste eccellenze, e i palombari sono un'eccellenza che oggi compiono i loro 90 anni e siamo veramente felici e onorati di poterli ospitare in città per i loro eventi diciamo legati al 90esimo compleanno, e veramente perché è un'eccellenza unica al mondo. Agire sott'acqua con precisione e velocità non è affatto semplice. Per diventare un basco blu della Marina occorre superare un percorso molto selettivo. Chi ci riesce ha davanti a sé una carriera non semplice, ma ricca di emozioni e molto professionalizzante. Si affronta un corso che dura 14 mesi, dove ci sono diverse prove fisiche, ma anche mentalmente ci sono delle prove comunque da superare, perché ti metta alla prova. 14 mesi sono lunghi, quindi i momenti di sconforto ce ne sono parecchi, ma l'importante è comunque andare convinti verso il proprio obiettivo, quello di arrivare alla fine del corso. Una carriera che non è solo al maschile, ma anche al femminile, anzi un valore aggiunto. Sì, anche femminile, quindi spero comunque di incentivare le ragazze comunque che vogliono intraprendere un percorso come il mio. Spero di mandare un messaggio positivo a tutte loro che comunque in qualche modo vogliono intraprendere un percorso così. La Croce Rossa questo pomeriggio ha reso omaggio alla Guardia di Finanza consegnando 5 onorificenze che vogliono essere un riconoscimento per l'impegno nella lotta al traffico e al consumo degli stupefacenti. Per noi sempre Vimal Carlo Gabbiani e Sergio Rioffi. Questo pomeriggio in prefettura la Croce Rossa ha consegnato 5 onorificenze ad altrettanti uomini delle Fiamme Gialle per aver contribuito a far emergere i valori del volontariato. Una collaborazione che dura ormai da 8 anni fra Croce Rossa e Guardia di Finanza su progetti, su interventi che si fanno di sensibilizzazione verso le fasce più giovani della popolazione a contrasto dell'abuso delle sostanze stupefacenti. Questo è l'8º anno, sono stati numerosi, appunto, come dicevo, i progetti, le attività di piazza, soprattutto anche incontri con gli studenti delle scuole, perché insomma, in questi anni abbiamo raggiunto più di 2.500 studenti, quasi 1.000 adulti, con queste giornate, con questi corsi, per far capire appunto ai giovani che non bisogna solo abusare dell'alcol e non bisogna abusare delle droghe. Nec recisa recedit, neanche spezzata retrocede. Il motto delle Fiamme Gialle ben sintetizza l'impegno continuo profuso dagli uomini della Guardia di Finanza a fianco dei cittadini, specialmente i più giovani, per diffondere la cultura della legalità. Sì, la Guardia di Finanza merita in particolare oggi complimenti, sia per il suo impegno a fianco dei più giovani, quindi per l'impegno volto all'educazione, ma anche per l'azione di contrasto e di repressione allo spaccio stupefacenti, perché ieri è stata fatta un'operazione estremamente importante, un'operazione che coinvolge più province, ma che ha interessato anche La Spezia. Quindi la Guardia di Finanza è impegnata sia nel contrasto, ma anche sull'educazione, perché di fatto c'è spaccio, c'è traffico di sostanze stupefacenti perché c'è domanda ed è proprio sulla domanda che occorre intervenire partendo dai più giovani. La battaglia contro l'uso della droga tra le giovani generazioni si combatte, si vince facendo soprattutto un'opera di prevenzione culturale. Noi entriamo nelle scuole spiegando quelli che sono i principi di legalità, facendo queste demonstrazioni, ma catturando l'attenzione di questi ragazzi che sono molto appunto curiosi di capire quelli che sono questi principi, e poi siamo molto impegnati nell'attività appunto di contrasto alla droga. Proseguono gli incontri letterari promossi dalla Dante Alighieri della Spezia, Poeti nel Golfo, domani 16 giugno alle 16.30 nella sala stampa della Fondazione Cari Spezia. Il dottor Giampaolo Chiappini presenterà il volume di poesie di Pinuccia Mazzola, Non avevo capito. Sarà presente l'autrice, le letture saranno a cura di Chiara Serrelli. Cambiamo argomento, organizzato dalla SD Pallavolo Don Bosco in collaborazione con le associazioni Pro Spezia, Ciao Sabrino DV, Tandem APS e Obiettivo Spezia, si svolgerà la prima edizione della Marcia dei Passeggini.
L'evento rientra nel programma di Un Giorno Insieme che si terrà il 17 e il 18 giugno in Piazza Brin. Le iniziative hanno il patrocinio e il sostegno del Comune della Spezia. Vediamo la nostra intervista, le immagini sono di Sergio Diofili. Il 18 di giugno, la mattina del 18 di giugno, in Largo Fiorillo partirà una marcia davvero particolare, la Marcia dei Passeggini. Che tipo di giornata sarà e chi la organizza? L'organizza la Pallavolo Don Bosco insieme ad altre associazioni, Pro Spezia Ciassabri, Tandem e Obiettivo Spezia. È una marcia che già in diverse parti d'Italia viene fatta, sviluppata, e quest'anno vogliamo farla anche noi perché ha avuto molto successo anche nelle altre, ripeto, nelle altre città. Ecco, come funzionerà la giornata? Cioè, quale sarà la particolarità? Chiaramente l'invito non è solo per le famiglie ma anche per chi magari ha un'amica a quattro zampe. Sì, esatto. Oltre ai passeggini o se no a tracolla i bambini, si può partecipare con i cani, i gatti, gli animali a quattro zampe. È un modo di stare insieme tranquillamente, passare tra le parti più, non più importanti, parti belle della nostra città, e arrivare poi in Piazza Brin in un percorso che ci saranno anche i vigili urbani che coordineranno il passaggio, e poi in Piazza Brin ci aspettano i burattini di Nonna Rosanna che concluderanno lo spettacolo. La partecipazione è a titolo gratuito, sempre come al solito a UFO non mi stufo, e verrà dato un simpatico omaggio a tutti i partecipanti. La Marcia dei Passeggini rientra in un programma particolare che riguarda ovviamente il cuore della città, che è il quartiere Umbertino, dove il 17 e il 18 giugno si tiene Un Giorno Insieme, una manifestazione grande. Che cosa ci sarà in queste due giornate? Intanto volevo ringraziare l'associazione Tandem che ha portato per la prima volta questo evento, Un Giorno Insieme, in Piazza Brin. Gli altri anni le faceva in altre parti della città, quest'anno la porta in Piazza Brin, anche per rendere l'importanza della nostra bellissima piazza, per farla vedere a tutti quanti. L'evento viene fatto in memoria del presidente di Tandem, che ci ha lasciato l'anno scorso, si chiama Gio. E tutto ricavato, la raccolta fondi di tutto ricavato andrà al reparto di oncologia dell'ospedale di Sant'Andrea della Spezia. Due giorni bellissimi in Piazza Brin per rendere la piazza ancora più bella, accogliente, per creare un senso di aggregazione, di inclusione, far vedere che la piazza è viva e vive anche di queste cose qua. Sarà dedicato a tutti i giornalisti inviati speciali nei luoghi di guerra il premio Montale Fuori Casa, che si svolgerà domani sera, 16 giugno, dalle 21 nella sede della centrale Enel Eugenio Montale della Spezia. A ricevere il riconoscimento Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera, in prima linea sui fronti più difficili da 40 anni, e Nello Scavo, inviato di Avvenire, tra i più esperti corrispondenti di guerra italiani, appena rientrato dall'Ucraina, che parlerà di questo conflitto proprio dentro il cuore dell'Europa. A dialogare con i due premiati sarà Alessandro Zaccuri, direttore della comunicazione per l'Università Cattolica di Milano. Tutto pronto per i centri estivi per bambini e ragazzi nei plessi di Bradia, dove sono previste alcune attività sull'arenile di Marinella e alla Mattazzoni. Per informazioni è possibile telefonare al numero 338-07-89-462 oppure scrivere a info@cooperativalindberg.it. I volontari dell'associazione Presepe Vivente consegnano agli annali un bilancio positivo per il Wild Summer Fest, la kermesse di tre giorni organizzata nel verde di Equiterme. La manifestazione di sport all'aria aperta ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni. L'iniziativa di Equi, si legge in una nota degli organizzatori, sta diventando anno dopo anno un appuntamento fisso nella vigilia dell'estate nella Valle del Lucido, valorizzando il territorio e con esso le sue tradizioni gastronomiche. Apriamo la pagina dello sport, parliamo di basket. La Taros Spezia presenta quello che è il suo primo rinforzo in avvicinamento al campionato di Serie B interregionale in cui i bianconeri sono stati promossi. Il servizio è di Andrea Catalani.
Primissimo rinforzo per la Tarros Spezia in vista di quel campionato di Serie B a cui, come noto, di recente la squadra spezzina è stata promossa. Da Livorno sponda Don Bosco, tra parentesi, perché nella PL gioca il suo gemello Filippo. Oltretutto nel medesimo ruolo arriva Matteo Paoli, giovane classe 2001, di posizione playmaker ma con un tiro da lontano mortifero che addirittura gli ha permesso di terminare lo scorso campionato di Serie C Gold Toscana tra i primi marcatori. Allora, Matteo, presentiamo quello che è il primissimo rinforzo per questa Tarros che si sta affacciando alla categoria superiore. Sono contentissimo che lo Spezia mi abbia chiamato per il prossimo campionato. Io ho sempre giocato nella Pallacanestro Don Bosco, ho iniziato le giovanili lì e ho giocato per 5 anni nella prima squadra, in Serie C Gold. Il mio ruolo è quello di playmaker e la mia, diciamo, principale caratteristica è il tiro da 3 punti. Sono molto contento di affrontare un campionato interregionale con questa società. L'ambiente mi sembra molto propenso al nuovo campionato. Devo fare una squadra competitiva per il prossimo anno per provare a fare il meglio possibile. Ora la parola rimane al parquet e ai futuri rinforzi che la società farà per la squadra e vi aspettiamo tutti al palazzetto per il prossimo anno. Prima di passare al meteo, vi ricordiamo che questa sera Voglia di Spezia non andrà in onda per la concomitanza della partita Spagna-Italia. La trasmissione dedicata alle Aquile è riprogrammata per domani alle 22 dopo Coinè di Marco Bartolini, che andrà in onda invece alle 21 anziché alle 21.30. E per questa edizione del TLS Giornale era davvero l'ultima notizia. Io adesso vi lascio alle previsioni del tempo a cura di Limet, Centro Meteo per la Liguria. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata su Tele Liguria Sud. Arrivederci. Una buona serata a tutti da Paolo Boino. Vediamo le previsioni per venerdì 16 giugno in Liguria. Alta pressione in rinforzo sull'Italia, anche se si mantiene attivo un flusso debolmente instabile in quota da nord-ovest. Sulla Liguria soleggiato con un po' di instabilità nelle aree interne durante il pomeriggio, ma andiamo nel dettaglio sulle previsioni per domani, venerdì 16 giugno. Al primo mattino non si esclude qualche rovescio sulla Valmorbida occidentale, ma in rapida attenuazione. In genere soleggiato altrove. Nel pomeriggio, bello lungo le coste, sviluppo di nubi cumuliformi nelle aree interne con qualche piovasco o breve temporale sugli Alpi Liguri e l'Appennino orientale. Generale attenuazione dei fenomeni in serata con il cielo che dovrebbe tornare sereno su tutta la regione. Ventilazione debole da nord al mattino, debole da sud nel pomeriggio, mare quasi calmo o poco mosso, temperature pressoché stazionarie. Lungo le coste prevediamo minime tra 18 e 21 gradi, massime tra 26 e 28 gradi. Nell'interno minime tra 11 e 15 gradi, massime tra 23 e 26 gradi. Se volete ulteriori informazioni andate sul sito www.centrometeoligure.com e non dimenticate di scaricare la nostra app di Limet.